Il sindaco di Torre del Greco non ha mai aderito al movimento Né con Salvini, né tantomeno lui ha, credo, si sia dichiarato di Né con Salvini. Credo che lui abbia espresso, come so dire, simpatia e ha approvato gran parte delle cose che ha fatto il nostro leader Matteo Salvini, ma di qui a definirsi di Matteo Salvini, o come hanno detto anche altri vostri colleghi, che è iscritto al nostro movimento, questo no, perché non è iscritto, non è tesserato, né è mai stato un attivista del nostro movimento in Campania. Insomma, le accuse che si leggono sulle agenzie sono molto gravi. È evidente che c'è la presunzione di innocenza per tutti e quindi anche per i sindaci. Le accuse sono molto gravi, se fossero provate, veramente il mercimonio della funzione che maggiormente deve essere preservata, cioè quello di essere il rappresentante di un territorio. Tra l'altro, ancora una volta, come lo ricordava lei, su una materia che a noi è molto cara per sensibilità, ovviamente intendo dire, è quella dei rifiuti. Si tratta di novità molto attese dalla professione, soprattutto dai giovani, che sono quelli più fortemente sottoposti a una vera e propria forma di caporalato intellettuale. A mio avviso questa normativa apre la strada anche a una riflessione che può riguardare anche altre professioni. Noi, sul fronte delle professioni legali avevamo un lavoro alle spalle di, come dire, elaborazione, di maturazione più avanzato, però questo non esclude il fatto che in qualche modo questo ragionamento possa essere ripreso. Ma il segnale politico mi pare di grandissima forza, chiarezza e mi pare, diciamo davvero, che possa segnare lo spartiacque rispetto alla politica delle professioni, uno spartiacque che tiene anche conto, diciamo così, della fine di un'ideologia mercatista e liberista e degli effetti che questa ha prodotto anche alla luce della crisi del 2008. Questo è il senso della nostra proposta, che credo parli ai giovani, parli alle professioni, ma parli più in generale al Paese, perché credo che il tema, diciamo così, di un impoverimento di settori intellettuali sia un tema che non può che creare grande inquietudine, grande preoccupazione per tutto il Paese. Quindi è con particolare soddisfazione che annuncio questa deliberazione del Consiglio dei Ministri, perché in qualche modo l'aumento delle prestazioni professionali poi finisce per essere un aumento in qualche modo, diciamo così, dei costi per la fiscalità di carattere generale, però dobbiamo dire che alcuni principi che sono contenuti all'interno di questa normativa possono e devono essere estesi almeno, diciamo, come indirizzo politico alla pubblica amministrazione. Mi riferisco per esempio in particolar modo al divieto di prestazione di carattere gratuito, che purtroppo sono una prassi sempre più frequente, che mortifica il professionista. Ma tra l'altro, a mio avviso, deresponsabilizza anche. Credo che ci sia bisogno, insomma, di far corrispondere a responsabilità anche un compenso che sia di carattere adeguato. Si chiude in qualche modo, lo voglio dire, rispetto alla stagione precedente, l'idea che il mercato di per sé risolva tutti i problemi e che l'offerta professionale possa essere riconducibile a qualunque altro tipo di servizio. Il tema della qualità dell'offerta professionale, soprattutto in un ambito in cui si tutelano diritti di carattere fondamentale, è un tema che non può essere risolto semplicemente con le dinamiche di mercato. Le posso dire che tutti gli evasi sono stati tutti ripresi, quindi quando si dà la notizia dell'evasione si crea giustamente un'attenzione. Di solito quando vengono ripresi gli evasi la notizia non si dà. Le posso comunicare che tutte le notizie che in queste settimane si sono susseguite su chi non era entrato dal permesso si sono poi concluse con la cattura di chi si è sottratto alle regole. Quindi purtroppo i permessi premio hanno questo rischio, ma il messaggio che mandiamo anche a chi in qualche modo ne usufruisce, che i tentativi di fuga non sono
mai andati a buon fine, quindi questo mi pare l'elemento che deve rassicurare di più l'opinione pubblica. Questa è l'opinione? La mia opinione è che dobbiamo disciplinare questo settore molto delicato senza correre però il rischio di una criminalizzazione di questi soggetti, una criminalizzazione indistinta di questi soggetti. Non è tanto un problema delle regole che diamo quanto dei messaggi che facciamo passare. Le ONG possono essere anche macchiate da comportamenti non esemplari, ma hanno svolto in questi anni un ruolo importantissimo, e far passare il messaggio che in qualche modo, come purtroppo in qualche, anche mediaticamente sta avvenendo, che si tratta di organizzazioni quasi, diciamo così, promanazione degli scafisti, credo che sia un errore. Assolutamente sì, sempre di più, ed è importante che proprio il governo qualche settimana fa abbia voluto introdurre questa certificazione di garanzia per le mense scolastiche biologiche, che partirà di qui ai prossimi mesi, e sarà anche questo uno strumento formidabile di diffusione dell'agricoltura biologica italiana in relazione ai nostri futuri cittadini, in particolare ai bambini, agli studenti, agli adolescenti. Assolutamente sì, e abbiamo anche riformato gli strumenti di controllo e di certificazione proprio di questo settore, perché la sfida della qualità, della certificazione, delle garanzie è una sfida che ci riguarda e vogliamo sempre fare meglio. Sì, un vero e proprio boom. Passiamo dal 1,5 milioni di ettari di qualche anno fa al 1,7 milioni erotti ettari di oggi, più di 70.000 operatori. Sono due segnali importantissimi che rilevano come il modello agricolo italiano stia diventando sempre più sostenibile, stia investendo sempre di più sulla sostenibilità ambientale di produzione. È 1,5 miliardi fino al 2020 con le regioni per investire sempre di più sui modelli agricoli regionali, in particolare proprio sul biologico in ogni regione. In Italia assistiamo a un vero e proprio boom dell'agricoltura biologica, più 20%, arriviamo a 1,7 milioni ettari coltivati a biologico, oltre 72.000 operatori. Sono dati che impressionano, perché sono dati che confermano un primato europeo dell'agricoltura biologica italiana. Cardinale Vanno in immagine. Può essere, io non lo so.
Sì, ci sarò oggi, ci sarò ovviamente domani al funerale. Credo che non solo sia giusto, ma insomma ci vado anche col cuore. È stato un grande maestro. Io l'ho conosciuto veramente poco, ovviamente non ero in una posizione, non ero sindaco allora, però la traccia che ha lasciato su Milano è una traccia assolutamente importante. No, adesso ne discuteremo con calma con la Curia. Ricordo che tra l'altro a settembre Monsignor Delpini entrerà nel pieno possesso delle sue funzioni, per così dire, per cui l'ho incontrato un paio di settimane fa, ha fatto solamente lui una visita di cortesia da me a Palazzo Marino, ci ragioneremo soprattutto con lui. Al momento cerchiamo di celebrare bene questo passaggio e la memoria di un cardinale importante per Milano. Partiamo da questo progetto pioniere. Sì, ha tanti significati insieme. Il primo è la collaborazione tra città, perché questo è un progetto che nasce da un bando europeo a cui Milano ha partecipato con Londra, e Lisbona e altre città. Ci lamentiamo sempre che non riusciamo a prendere fondi europei, ci siamo riusciti e soprattutto con altre città. Il secondo è il tema ovviamente energetico e dell'ambiente, e quindi un intervento importante. Il terzo è la nostra voglia di lavorare sempre su tutti i quartieri, sulle periferie, insomma, quindi di cercare di allargare la nostra attenzione a tutte le parti della città. Bello perché i soldi che abbiamo preso, che sono circa 8 milioni, vengono messi in parte minore su stabili del comune, ma soprattutto su stabili privati. Quali saranno l'ente? Dal punto di vista energetico, risparmi e ovviamente il tema fondamentale dell'ambiente. Alla fine Milano ha molto migliorato in termini di diciamo minor contributo all'inquinamento del traffico col tempo, non abbastanza invece dal punto di vista del riscaldamento e anche la diffusione delle nuove fonti di energia. Insomma, abbiamo da fare ancora molto, quindi un buon passo, un buon esempio. Ma in realtà appunto si dice che sono il 19%, no, gli stranieri, ma che è una percentuale che ormai è abbastanza stabilizzata da anni, tra il 18 e il 20%. Semmai è cambiato molto la provenienza, ovviamente abbiamo visto i filippini sono il numero uno. Stiamo parlando però di una contribuzione alla crescita della città è importante, quindi è un tema da vedere con grande serenità, con grande attenzione, ma anche con grande serenità. Cosa significa per Milano questo? Significa una città che cambia, che diventa internazionale. Obiettivamente chi conosce il mondo sa che una città con un 20% di stranieri di origine sta assolutamente nella norma, quindi vorrei dare un messaggio di tranquillità. Dopodiché i problemi legati all'immigrazione attuale sono problemi diversi. Noi oggi abbiamo circa 6.000 persone in attesa di capire se possono ricevere lo status appunto di rifugiati, divisi tra CAS e vari centri di accoglienza. Quello è un tema diverso, che è quello un po' il tema che preoccupa di più la cittadinanza. Ripeto, sono numeri che, se li si vede asetticamente in termini di numeri in sé, non sono numeri eccessivo preoccupanti, però obiettivamente la sensibilità cittadina su questi temi c'è, per cui dobbiamo porre grande attenzione. Ciao a tutti, siamo sulla strada che porta da Marina di Ragusa a Marzamemi, dove stasera faremo un evento
un altro evento del tour a tutta Sicilia per Cancelleri presidente, per Giancarlo Cancelleri, presidente della regione siciliana. Stiamo facendo questo tour con due veicoli elettrici, uno è quello che sto guidando io, uno è quello lì avanti che sta guidando Giancarlo Cancelleri in questo momento. Come vedete sono dei pulmini a totale trazione elettrica, questi non sono motori ibridi, non stanno andando a metà a motore termico e metà a batteria, vanno esclusivamente a batteria. Stanotte l'abbiamo tenuto in carica, stamattina è carico e ci stiamo spostando. Qual è la prima domanda che ti fanno tutti gli automobilisti che vogliono acquistare un'auto elettrica? Ma se mi finisce la ricarica, come faccio? Ci sono abbastanza distributori? Ci sono abbastanza colonnine? Noi abbiamo voluto accogliere la sfida di girare tutta la Sicilia, perché questo tour farà il giro di tutta la Sicilia, con dei veicoli elettrici. Ovviamente le difficoltà ci sono, perché dovrebbero esserci molte più colonnine di ricarica, ma è anche vero che questi mezzi hanno delle tecnologie particolari. Noi immaginiamo l'auto elettrica come un'auto caricata di energia elettrica e poi quando ti muovi tu utilizzi l'energia, sprechi energia, finisce la ricarica e l'auto si ferma. In realtà vi voglio far vedere una cosa. Quest'auto, per esempio, questo pulmino, quando io premo il piede sul pedale, vedete, si illuminano questi rettangoli bianchi, quella è l'energia che stiamo utilizzando. In questo momento io adesso tolgo il piede dal pedale e si illuminano quelle verdi, cioè l'auto si sta ricaricando. Praticamente ha un sistema di energia per cui quando, un sistema di tecnologia per cui quando freni, come in questo momento, o togli il piede dal pedale e l'auto continua a muoversi, si ricarica, perché utilizza l'energia che proviene dalla resistenza delle ruote e del motore al fatto che stiamo rallentando, e quell'energia ricarica la batteria. Ora, questo significa anche che è un'auto che è vero che ha bisogno di ricaricarsi dal punto di vista dell'energia elettrica, ma è anche un'auto che si ricarica man mano che la guidi, in frenata e in decelerazione. Infatti il cambio ha una modalità, facciamo un po' tipo TG2 motori, ha una modalità che si chiama B, ci sono queste due lettere, D e B. Il B è il normale driver del cambio automatico, B invece è la modalità per cui se tu stai in discesa o stai utilizzando l'auto in modo tale che possa ricaricarsi più facilmente, allora togli il piede dal pedale e ha più possibilità di ricaricarsi. Per esempio adesso stiamo affrontando una discesa, togliendo il piede dal pedale l'auto si sta ricaricando e sta accumulando energia sulla batteria, infatti quei rettangolini verdi di cui vi parlavo prima si stanno illuminando al massimo, vedete? In questo momento sono al massimo e stanno ricaricando la batteria dell'auto. Ci sono tante sfide da accettare su nuove tecnologie legate agli spostamenti e legati all'energia, e queste sfide le può affrontare solo un governo 5 Stelle. Vi dico la verità, possiamo sempre credere ai programmi degli altri, quando ci diranno vogliamo investire nelle rinnovabili, vogliamo le smart grid e così via, ma in realtà oggi in Italia si spendono ancora 13 miliardi di euro all'anno in incentivi al carbone e al petrolio, non perché PD, Forza Italia non abbiano capito l'importanza di investire in rinnovabili, in mobilità elettrica, ma semplicemente perché PD e Forza Italia non sono liberi di poter spostare quei 13 miliardi di euro dai carbon fossili alle rinnovabili, alla mobilità sostenibile. E non sono liberi perché hanno preso soldi da queste compagnie petrolifere in campagna elettorale, tutto lecito ma immorale, e si sta bloccando un intero paese. Abbiamo una grande occasione, quella di eleggere Giancarlo Cancelleri al governo della regione siciliana, e dopo pochi mesi, se vinciamo qui in Sicilia, possiamo vincere anche alle elezioni politiche. Quindi nei prossimi 6-8 mesi ci giochiamo tutti, ma noi come sempre con i fatti vogliamo dimostrarvi che un paese diverso è possibile. Stiamo percorrendo queste strade del tour in piena mobilità elettrica e lo faremo fino al 29 di agosto, quando termineremo. Ciao a tutti. Perché abbiamo accolto la sfida di girare tutta la Sicilia con l'auto elettrica? Perché il nostro obiettivo è spingere sulla una mobilità elettrica. L'auto non sarà mai più quella di una volta, tanto è vero che car sharing, carpooling stanno aumentando sempre di più, condivisione di automobili, ci sono società pubbliche e società private che stanno investendo sulla mobilità condivisa, ma è anche vero che anche la mobilità condivisa, come l'auto privata dell'automobilista che vuole ancora, la famiglia che vuole ancora un'auto, dobbiamo fare in modo che diventi sempre di più elettrica e sia meno legata ai combustibili fossili. Perché? Prima di tutto c'è un tema ambientale.
c'è un tema di emissioni, c'è un tema di salute dei cittadini. Il secondo tema è la filiera che si può creare intorno all'auto elettrica, più posti di lavoro, più aziende e start-up innovative che sviluppano nuove tecnologie e sicuramente molte più industrie che inizieranno a produrre le auto elettriche rispetto alla crisi della produzione industriale dell'auto tradizionale che sta delocalizzando e sta andando fuori. Il nostro obiettivo come Movimento 5 Stelle è portare l'Italia in 5 anni di governo nazionale ad avere 1 milione di auto elettriche. Oggi ne abbiamo soltanto 8.000, ma sia chiaro, questo non può succedere se solo le aziende private investono in questo settore, fermo restando che l'azienda automobilistica per antonomasia italiana, che è la Fiat, non investe nella mobilità elettrica, l'abbiamo vista, esiste mi pare un solo modello di auto elettrica reale, commercializzato e spinto di quella casa, ma io voglio vedere uno Stato, lo Stato italiano, che come ha fatto lo Stato americano con la Tesla di Elon Musk, in cui ha messo 500 milioni di euro di fondi pubblici per fargli sviluppare una delle auto più innovative che ci sono adesso sul mercato e si guidano da sole a totale trazione elettrica e hanno delle tecnologie avanzate, io voglio vedere lo Stato italiano che investe in questo settore, investe in nuove tecnologie legate alla ricerca e allo sviluppo per la mobilità elettrica, investe in nuove tecnologie per il trasporto pubblico locale elettrico e soprattutto fa in modo che tanti giovani che stanno emigrando e che hanno queste competenze possano restare nel nostro paese e possano contribuire a questa rivoluzione della mobilità. Grazie.